sta per iniziare. La trasmissione sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Care amiche ed amici, eccomi ancora una volta con tutti voi, qui il vostro Sant'Enchan. Sono contento di poter trasmettere ancora una volta a tutte e tutti voi a quest'ora tarda, già perché per me le 22:44 è una certa ora. E ringrazio di partecipare ai miei chat. Poi meri a questa pace. Ha chiesto di nuovo di avermi come amico in Instagram, quindi evidentemente ha cambiato la sua attitudine. Se mi segue, cara Mary, io ti mando i miei saluti. Io non guardo rancore, quindi per quello che hai detto, anzi, non sei stato offensivo, ho accettato la tua critica. Adesso rimaniamo amici come prima. Soltanto che hai dato retta a quella mangia pizza all'ananas, e vabbè, ma a volte ci si può sbagliare. A volte ci si sbaglia a seguire i consigli di persone che non sono tanto raccomandabili, ma che non si conoscono. Allora, io l'altra volta ho fatto due video. E parlando della disgrazia di ha sofferto il nostro amico Niki Lauda, cioè di essere morto ai 70 anni. Vabbè che ci sono persone che muoiono più giovani, e quel video è piaciuto a molte persone. Lo hanno visto fino adesso circa 20 persone. È una cosa allarmante. E un mio live nel passato è stato visto volte. Prima di quella live, 2 giorni fa, di mercoledì, è durato 1 ora e 11 minuti con 53 secondi. Io ho fatto, sempre 2 giorni fa più o meno, soltanto che 2 giorni fa c'è in YouTube, ma dovrebbe essere la mattina 2 giorni fa, quindi, perché io a volte faccio l'una, le due, le tre. Mi sono filmato col cellulare col mio vecchio Nokia Asha 302 e ve lo faccio vedere. Ho fatto due video, uno di 7 minuti con 39 riguardo le elezioni europee. Questo è il mio Nokia Asha 302. Funziona ancora, a prescindere dal fatto che Nokia non l'abbia più, non faccia più gli aggiornamenti. Quindi chi ha un Huawei non si preoccupi se Google non lo aggiorna più, gli continuerà a funzionare. Questo c'ha un'ottima camera, anche se filma in VHS VGA 640x480. Bellissimo. Nokia Asha, il menu c'ha un S40, non so se Symbian 40 oppure. Poi ho parlato appunto della scomparsa di Niki Lauda. Non so quante settimane fa, una settimana fa, ho girato un video su Zygmunt Bauman. Infatti qualcosa di Zygmunt Bauman voglio parlare qua, ma gli dedicherò un video poi. E quindi, come dire,
uno spettatore soltanto. Il mio cane sul divano, che non so, ogni tanto trova qualcosa, mangia qualcosa, è incredibile, è più gonfio di un dirigibile. E quindi volevo dire grazie di seguirmi. Poi vediamo. Io l'altra volta ho salutato in chiusura tutte le persone che mi salutano, mi commentano i video. Quindi, se voi volete la sponsorizzazione dei vostri canali e dei vostri video, non avete che da non si riesce a filmare, avete che da salutarmi, da commentarmi i miei video, da mettergli like. Quindi date like ai miei video, commentateli e ditemi qualcosa. Io non farò a meno di salutarvi, commentarvi i vostri video e soprattutto salutarvi nel mio prossimo video, a fine video naturalmente. In questo modo poi voi potrete condividere il mio video tra quante più persone conoscete, familiari, parenti, amici e conoscenti. In questo modo loro vedranno che io vi ho salutato nel mio video. Quindi mi raccomando, se volete che io patrocini il vostro canale, commenti i vostri video e soprattutto mi saluti nei miei video alla fine, perché io lo facevo all'inizio e la gente non sempre guardava il video per intero. Allora mi raccomando, guardate i miei video, commentateli, ed io nel mio prossimo video, lo dirò all'inizio, alla fine saluterò degli amici, vi saluterò. Indiana? Cinese? Nipponica? Vabbè. Io vi do... Abbiamo dato dei nomi geografici ai nostri tanti cani. Un'altra cosa, degli amici in Facebook, ne ho tanti, ne ho 1500, e in un gruppo non conosco, mi hanno anche fatto amministratore in Facebook. Hanno pubblicizzato, sponsorizzato dei miei video. Hanno sponsorizzato dei miei video. E quindi gliene sono grato. Anche perché li hanno selezionato in base ai loro interessi. E questi miei amici sono gli artisti marziali, evidentemente, che hanno selezionato tutti i vari tutorial che ho fatto nel mio canale, uno a uno, tutti quanti, sui nunchaku, sul kung fu, sul karate, sul ninjutsu, sul kenpo, sullo shorini kenpo, sul kenpo karate. Insomma, andateveli a guardare se vi possono interessare. Niente, sempre tutti questi messaggini che spuntano fuori e ti distraggono. E io che sto facendo questa live a quest'ora di notte, capito? La live del fine settimana, perché probabilmente molte e molti di voi la guarderanno domani. Se la vi, allora io molte volte, quando faccio fuori orario le live e quando ho opportunità di farle, poi alla fine non le guardano molto, perché le devo fare quando
miei contatti, i miei amici sono connessi. Ma allora dicevo che dopo è stato già dalla fine 2017, inizio 2018, che molte persone non si sono fatte più vedere in Facebook, anche perché io ho più di 1500-1200 contatti, non li conto più, in Facebook. Il 90% non parlano italiano. Quelli che parlano italiano non tutti mi seguono. Quelli che mi seguono saranno dai 23-26. Quei 23-26, il 90%, il 90% non mi scrive quasi mai. Quindi sono in pochi. Anche poche le persone che non parlano italiano che mi scrivono qualcosa. In esperanto, è incredibile, mi fanno mediatore di gruppi in esperanto. Perché io ho messo, sto apprendendo l'idioma universale esperanto, ma non parlo. Devo fare il mediatore, infatti non media niente, altro che media, capito? E poi dicevo, hanno preso dei video e li hanno messi in gruppi tipo Nokia Asha 302, che ho fatto dei tutorial del Nokia Asha di questo cellulare. Hanno ripostato i miei video in gruppi, appunto, come di arti marziali. Io poi voglio cambiargli il nome a quel gruppo, perché se mi hanno fatto amministratore ho dei poteri, quindi adesso devo decidere che nome dargli. E hanno preso tutorial di gastronomia, l'hanno messo in pagine e gruppi che non sono diretti da me. Sono contento che finalmente delle persone in Facebook si stanno interessando all'opera mia, opera nostra, perché tutti voi siete invitati a guardare la mia opera. Che dire di questo referendum che si terrà il 26 in Italia, la domenica, il 26 si andrà a votare. Che dire? Io non so per chi andrò a votare, perché nessuno mi ispira fiducia, capito? Non si può neanche votare contro qualcuno oggigiorno. Contro chi voti? Perché sono tutti uguali, è tutta una matrix. Comunque, il mio accorgimento per tutte e tutti voi è quello di andare a votare comunque. Non fate come chi vi consigliava nel passato, vedi Bettino Craxi, andate al mare, ma che venite a votare? No, è un grave errore, perché meno gente va a votare, e non è che le elezioni non passano, ma quello che succede è che magari qualcuno può vincere con una maggioranza relativa o minoritaria, cioè esempio, se vanno a votare l'80% degli aventi diritto, si deve raggiungere almeno il 35-40% per avere una maggioranza relativa. Se invece vanno a votare il 35-40% delle persone aventi diritto, si può vincere con il 25%, perché si prende più maggioranza, capito? Non fatevi votare, andate a votare, non importa perché o per chi, mettete qualsiasi cosa. Sai percate, ciao, non votate Salvini. Va bene, non votiamo Salvini. Infatti in questi ultimi tempi ha detto cose molto contraddittorie. Esempio, sia che si sia d'accordo sul fatto che bisogna accogliere i profughi, sia che non si sia d'accordo, Salvini prima fa passare l'idea che non li accoglierà, poi li fa passare. Quindi le sue, caro Cybercat, sono delle sparottate. In realtà io credo che chi governa più che Salvini sia Di Maio, e poi una certa personalità anche Conte ce l'ha, però non credo che Salvini sia realmente quello che decide tutto, ma piuttosto quello che per i suoi modi burberi lo mandano al fronte a risolvere un problema di immagine che c'è questo governo, che litigano su tutto, ma poi alla fine Salvini abbozza. Bisogna legalizzare la cannabis. Sai, per cat, sono d'accordo con questo, anche
perché tanto ormai le mafie ci hanno la droga, più potere hanno, più costa la droga, più corromperanno la politica. Invece, legalizzando gli stupefacenti, d'altra parte l'alcol, quanti incidenti, quanti casi di violenza, quanti intossicati, quante morti per l'alcol, eppure non si proibisce l'alcol. Quindi bisogna legalizzare la cannabis, bisogna perché le mafie hanno denaro e potere proprio perché la cannabis costa, è illegale, altrimenti costerebbe, che ne so, un chilo di paglia. Capito? E per quello che la cannabis costa, c'è un rischio a venderla. Vediamo un po'. Ecco qua, c'è un vecchio proverbio inglese che dice: don't smoke the grass, join it. No, aspetta, lapsus. Don't walk the grass, join it. Non calpestare l'erba, spinellala, perché joint è anche spinello. Quindi sì, io sono d'accordo. Adesso vediamo un po', attivare la tastiera. Sono d'accordo con te. Il proibizionismo non ha mai dato dei risultati, è solo una forma per reprimere il consumo, lo spaccio, ma più costa e più la vogliono consumare. Domenica notte ci sono i risultati, fai una live? E se posso, sì, che vedi, purtroppo a volte vado a zonzo, oppure farò un video e lo caricherò premiere. Non lo so, vorrei tanto fare proprio una live durante i risultati, ma forse la faccio premiere, anche perché non so, adesso non c'ho le monetizzazioni, però una volta non potevi mettere un programma televisivo. E quindi sì, io sono dell'idea che se la cocaina fosse cara come lo zucchero, magari lo zucchero impalpabile, Pablo Escobar non avrebbe mai commesso tutti gli attentati e avuto il potere militare che ha avuto con i paramilitari, tutte le armi che hanno i narcos, tutto il potere immenso ed immondo è determinato dal fatto che la droga rende, la droga permette dei lauti, dei pinqui guadagni. È inutile provare a dire il contrario. La droga è denaro, la droga è denaro, quindi bisogna togliere il denaro alle mafie. Proprio le mafie sono quelle che non vogliono la legalizzazione e la liberalizzazione del consumo degli stupefacenti e della loro produzione. Le mafie. E poi se tu vai in farmacia, me l'ha detto un farmacista, e tu paghi, loro ti possono fare una pozione con i rimedi, con i farmaci, che è come la droga. Quindi chi ha soldi va in farmacia a prendersi la droga, una droga
fatta clandestinamente, ma con i farmaci legali. Quindi pensa che un mio amico farmacista, che ha un laboratorio in farmacia, prendeva degli sciroppi, delle pasticche, tritava tutto, mischiava tutto, e ti dava che cosa vuoi, codeina, cocaina, morfina, oppiacei, perché molti farmaci hanno gli oppiacei, quindi basta fare il miscuglio, il mix giusto con le pasticche giuste, perché la cosa funzioni. E quindi voglio dire, alla fine è tutta una questione di avere soldi. Più soldi hai, meno devi andare nel vicolo cieco a trattare con i trafficanti, con i mafiosi, con i criminali da due soldi. Vai in farmacia, la sintetizzano in farmacia, con la codeina, con il metadone ti fanno la cocaina. Quindi perché i privilegiati, Giovanni Agnelli lo chiamavano nasca di platino, e a Maradona gli davano la cocaina quelli della mafia a Napoli. I privilegiati sanno come drogarsi, vedi l'Appo Can e l'Appo, non so come si chiama. Invece quelli che hanno soldi, ne hanno pochi, si sniffano l'eroina da strada, la cocaina da strada, poi si iniziano a bucare, hai capito? Quindi che dire, la nostra ipocrisia, la nostra italiana ipocrisia ed occidentale ipocrisia. Poi hanno, a partire dagli anni 60, illegalizzato le droghe, perché prima si vendeva come se fossero delle piccole aspirinette, la cocaina, in farmacia. Dagli anni 60 l'hanno illegalizzata, addirittura anabolizzanti prima si vendevano normalmente. Perché questo? Perché l'industria del farmaco ha inventato delle cose che potevano sostituire la droga, e allora hanno visto che il guadagno passava per altri luoghi, e la droga la poteva coltivare chiunque. Tu ti puoi coltivare la marijuana, che è un ottimo antidepressivo, ma non ti puoi fabbricare il farmaco antidepressivo, il Ribotril. Allora che fa la gente? Va in farmacia e abusa dei farmaci. Quello tutto bene, quella dipendenza, quella tossicodipendenza, quella tossicità dai rimedi va tutto bene, ma la marijuana, che ti puoi coltivare la pianticella in casa, è cattivo, è un qualche cosa di degenerato. Eppure quanti che prendono il whisky con il Ribotril prima di dormire, capito? Purtroppo non è una la salute della gente, ma per difendere l'industria del farmaco, la Big Farm, si sono proibiti gli stupefacenti, eppure è dalla preistoria che si consumano. Quanti morti di coca ci sono nelle Ande? Nessuno. Quanti morti di oppio ci sono in India? Nessuno. E vabbè, la cocaina è un'altra cosa, è una porcheria, lo sappiamo, ma quanti morti di spinelli ci sono in Giamaica? Nessuno, nessuno muore per gli spinelli, al limite rimane un coglione a vita. Muoiono più persone le sigarette per il tabacco, eppure il tabacco è legale. Muoiono più persone per il whisky, eppure il whisky è legale. E muoiono più persone per l'alcol, eppure l'alcol è legale. Sono pienamente d'accordo, video da conservare. Grazie Cyber Cat, però mi aiuteresti moltissimo se più che conservare lo condividi il più possibile, perché io sono disoccupato e voglio recuperare la monetizzazione con YouTube. Ah, beh sì, forse quello sarà stato perché qualcuno ne era già di suo scemo prima di farsi con gli spinelli, Cybercat. Comunque voglio dire, al limite rimani scemo ma non ti prendi il tumore, come con il tabacco che c'è la nicotina. Allora Cybercat, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, oltre a commentarlo, quando puoi condividilo, fallo vedere a quante più persone possibili, e poi naturalmente commenta questo fatto sulla legalizzazione delle droghe, che è soprattutto per proteggere gli interessi della grande industria, che hanno illegalizzato le droghe. Prima si prendevano nell'antica Roma, per esempio, uno dei colli romani, colle oppio. Non so se
Grazie, Cybercat. Per esempio, a Roma si fumava l'oppio, il monte oppio, opium, deve essere qualche cosa del genere, che si spacciava oppio. E quindi voglio dire, se a Roma si fumava l'oppio nell'antica Roma, magari lo usavano anche come analgesico. Che morivano tutti, ma in una strage di antichi romani? No, evidentemente ti facevi un sonno, come la canzone di Giorgio Bracardi. Che si prende la droga, si fa un sonno, resta, ma dormo, e poi io vado a zonzo come uno stronzo. La 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 la, la che felicità. Vabbè, allora che dire? Grazie, Cybercat. Farò altri video più specifici sull'argomento, così magari li consigli anche quelli. Perché veramente io non so come ci può essere una legalizzazione parziale di tutti gli intossicanti. Quelli in farmacia, per esempio, tutti gli antidolorifici, gli antinfiammanti che hanno controindicazioni gravi. Per esempio, un ibuprofeno da 600 devi andarlo a comprare con ricetta medica, va bene, sta. Però da 400 no. Allora che io sono scemo? Prendo due da uno e mezzo da 400 e sto consumando 600. Che devo andare dal medico? Il medico non me lo vuole dare, che ne faccio abuso. Allora vado in farmacia, me lo dà da 600? No, perché c'è bisogno della ricetta. Me lo dai a 400? Sì, è di vendita libera, sempre lo stesso farmaco. L'effetto Mandela? Ah, che effetto è? Non lo so, non l'ho sentito. L'effetto Mandela, sì, l'ho sentito. A forza di meditare nel buddismo tibetano, appaiono in visione dei mandala. No, non so che cos'è l'effetto Mandela, mi dovrò informare. No. Ah, i mondi paralleli. Interessante, sì, io ne avevo ascoltato, soprattutto nel buddismo tibetano, i mandala, appunto, rappresentano l'universo, e ci deve essere qualcosa del genere. Io non ne ho esperienza diretta, sebbene sia andato all'Istituto Samantha Badra in Roma, quando stava nella circonvallazione Gianni Colenzi al numero 100, e si parlava degli universi paralleli, degli altri mondi, il fatto che non siamo soli sulla terra, e i mandala sono la geometria sacra del buddismo tibetano, dove sarebbero raffigurati anche altri mondi paralleli. Ah, la teoria delle corde, ho sentito che ci sarebbero 11 corde. Io ho letto un po' di tutto, ho visto un po' di tutto, non è che... Però il nome mi ha tratto in inganno, perché è la teoria dei mandala, cioè io pensavo che fosse la teoria buddista, ma sì, io ero fermo alla teoria delle string, delle corde. Lo spazio sarebbe come quando devi asciugare uno straccio bagnato, il ritorno, no? Come un filamento arrotolato infinito. Quindi, per dire, sì, di sicuro mi piacerà. Quindi, per dire, questa teoria delle corde parallele, per esempio, noi non possiamo fare un salto quantico a un altro universo, ma magari il limite a un altro universo passa per un piano che sfiora la punta del mio naso, quindi il mio naso passerebbe quell'universo senza che io ci possa entrare, perché non ho le sufficienti onde vibratorie che si sintonizzino su quell'universo. Guarda i video sull'argomento. Sì, va bene, guarderò i video sull'argomento. Che poi le corde le string sarebbero tutti vibrazionari, onde.
nell'universo vibrano in ogni piano dell'universo, in ogni universo vibrano dei punti, delle onde, delle particelle. Su questi argomenti ho sentito un piano, un universo che diventa un piano arrotolato, diventa una stringa vibratoria, la teoria del settenario di Gurdjieff e di Ouspensky, no? La quarta via. Beh, già ho fatto mezz'ora. Sì, di sicuro, perché la scienza sta avanzando su questi temi che non vogliono divulgare e ancora insegnano nelle scuole e nelle università dei temi che sono vecchi di 50 anni. Beh, addirittura hanno scoperto molti errori di Albert Einstein, eppure la divulgazione scientifica, per esempio del grande, ma ormai superato, Piero Angela, e della televisione, delle scuole, vogliono che si discuta dei temi di Albert Einstein quando si sa che ormai la velocità della luce non è costante. Addirittura si crede che la velocità della luce sia superiore a 300.000 chilometri e che acceleri. Quindi sono di sicuro delle prove che ancora non sono state divulgate, che non si sono potute divulgare scientificamente, ma di sicuro le conoscenze di 20, 30, 50 anni fa sono state tutte superate. Però queste conoscenze perché non le superano? Beh, mi viene da pensare che è un po' come succedeva con le Americhe. Non volevano dire, gli scienziati già sapevano, anche quelli del Vaticano, dell'Inquisizione, che la Terra era rotonda, perché volevano mantenere la gente vincolata a dei limiti stretti, no, di conoscenze. Eppure dicono che i cinesi, gli arabi e anche gli occidentali sapevano che la Terra era rotonda, perché si sapeva fin dall'antichità. Infatti, se tu sai, per carta, guardi tutte le raffigurazioni, fin dall'antichità la Terra era rappresentata sferica. Quello che si credeva è che era le terre abitate erano quadrate al centro di un vastissimo infinito oceano. Non si sapeva che la Terra era rotonda. Allora perché non lo si diceva? Perché altrimenti le persone sarebbero migrate da altre parti. E adesso non vogliono dire che l'universo non ha limiti, ma addirittura ci sono altri universi. Prima di tutto, che manderebbe a scatafascio le religioni come le conosciamo oggi. Chissà quali orizzonti religiosi si aprirebbero. E poi perché non vogliono che la gente sappia che ci sono universi paralleli, altri universi. Allora come considerare le religioni, come considerare il nostro universo, il nostro pianeta? Si potrà andare in altri universi? Perché ripeto, magari il confine con un altro universo è meno di un centimetro dal mio naso, eppure io non ci posso andare, perché devo raggiungere una intensità vibrazionale tale da raggiungere un altro universo. Non so se mi sono spiegato. Quindi, caro il mio CyberCat, adesso c'ho due spettatori. Grazie. Grazie di avermi seguito. Ti saluterò in un altro video. Adesso è un po' tardino.
saluterò alla fine di un altro video. Se hai degli amici, delle amiche che si vogliono far salutare in un video, se hai delle amiche e delle amiche e degli amici che vuoi che io li sponsorizzi, li patrocini, li saluti in un video, digli di guardare uno dei miei video e di commentarli. Perché io saluto a fine video tutti quelli che mi commentano e quelli che mi guardano, tanto dalle live come anche che commentano i miei video, perché io ho salutato persone che poi non mi commentavano più e non valeva la pena. Allora, ok, buonanotte, non so se mi stai seguendo con il cellulare, magari starei consumando dati. Allora non voglio più far perdere dei dati 4G, 5G. Visto che è successo con la Huawei, no? E adesso Google gli ha tagliato gli aggiornamenti, non gli fa più installare il sistema operativo. Ma io dico, tutti quelli che sono rimasti con un cellulare Huawei e con il sistema Android, che faranno? Non potranno più utilizzarlo? Mi sembra una cosa cattiva questa che ha fatto Google. Speriamo che anche Microsoft non faccia lo stesso con Lenovo, con Huawei, che non è una politica corretta. Tanto Huawei non ci rimette perché c'è un enorme mercato interno. Chi ci rimette sono i consumatori che hanno già comprato i dispositivi Huawei, Lenovo, eccetera, con il sistema operativo Android o magari Microsoft. Ma Cina ha un enorme mercato interno di consumatori, e quindi se loro creeranno un sistema operativo alternativo, di sicuro i programmatori di applicazioni passeranno a Huawei, magari ben pagati, perché anche Samsung ha un sistema operativo alternativo nel caso in cui succedesse qualcosa con Android, perché nulla è eterno. Quindi alla fine questa storia qua del fatto che vogliono castigare Huawei togliendo diciamo la distribuzione di Android, a me non mi sta bene. Se Android reagisce così, magari su direttiva di Donald Trump, occorrerà magari che le imprese si facciano dei sistemi operativi paralleli, perché oggi a Huawei, domani a Lenovo, dopodomani magari toccherà a Samsung, magari anche a Motorola, perché Motorola e Moto sono di proprietà di Lenovo, quindi Lenovo, Moto, Motorola, Huawei e tanti altri marchi di cellulari cinesi che si sono comprati prodotti occidentali come Motorola. Anche la Nokia, chissà, e poi anche la BlackBerry che se l'è comprata a Lenovo. Quindi alla fine tutto questo castiga più che altro i consumatori occidentali, perché quelli orientali si metteranno un sistema operativo in cinese e risolto il problema. Tanto sono miliardi in Cina. Ti immagini, si fanno un sistema operativo cinese e ci hanno subito persone disposte a installarlo. Poi devi calcolare che il mercato dei cinesi è veramente molto grande. Allora niente, abbiamo fatto 40 minuti, ma ormai io voglio chiudere. Vi saluto, ho parlato della legalizzazione delle droghe, delle elezioni, di Niki Lauda, Cybercat mi ha già salutato, vi ringrazio di avermi seguito, è stato bello, mi raccomando, ciao ciao, in bocca al lupo, crepi il lupo, quanti di voi volete che io sponsorizzi
il vostro canale, vi saluti, quello che volete, commentate i miei video. E allora io nel prossimo video, come ho fatto con Hypercat e come faccio con, per esempio, qua si deve fare il reload ai commentari, e mi ha detto bellissimo video, vediamo un po' chi me l'ha detto. Le live sono così, il bello della diretta. World of Games, buona serata e complimenti al mio ultimo live. E anche Sed Sorelle, ciao San, elegantissimo Sed Sorelle. Poi chi altro mi ha commentato ultimamente i video? Hortus Biologicus, e poi nuovo World of Games, e poi Sed Sorelle che della politica dice un gran casino, e poi Freddy Kruger 5000 mi ha dato like, e poi Gennaro Gelmini. Ciao Gennaro Gelmini. Beh, adesso avrei tanti amici da salutare, ma mi raccomando, tutte e tutti voi, se volete che patrocini il vostro canale, vi saluti, commenti i vostri video, saluti a fine di video in un prossimo video, mi raccomando, commentate quanti video miei possibile, che più commentate più io vi saluto sotto i vostri video e a fine canale, a fine video, in uno, a fine di uno dei miei video. Poi dite ai vostri amici, alle vostre amiche, conoscenti, parenti, familiari, quello che volete, io posso patrocinarli, sponsorizzarli, salutandoli a fine video e commentando i loro video, se loro commenteranno quanti più video miei possibili. Non voglio essere ridondante, già sono passati 42 minuti, mi sono stancato di questa live. Faccio le live perché almeno con una o due persone parlo, perché altrimenti i video vengono di bassissima risoluzione. E adesso alle 11:26 me ne vado a leggere un bel, alle 23:26, 11:26 me ne vado a leggere un bellissimo libro perché sono stanco e vado a ninna. Intanto per le live almeno cerco di apparire elegante, capito? Ma è stato bello il chat con il nostro amico Cyper, quindi se molte di voi, molti di voi vorranno proporre in chat o nei commentari degli argomenti, mi raccomando, non mancate di farlo. Adesso vi saluto, perché se no non vi saluto più. Ciao. Termina lo streaming. Lo streaming termina. Ciao. Puoi terminare lo stream?